In questo video vorrei presentare un concetto molto importante, che è quello della doppia rappresentazione spaziale e temporale delle onde. Per farlo iniziamo con una simulazione che già abbiamo visto in precedenti situazioni, che rappresenta un'onda, in particolare un'onda armonica, che si propaga su una corda. Noi siamo abituati a vedere questa rappresentazione delle onde, cioè praticamente un filmato di come l'onda si sta propagando e quindi vediamo la perturbazione che si muove verso destra, seguite il mouse, il puntatore del mouse, e noi abbiamo questa rappresentazione dinamica delle onde. Ma in realtà si possono dare due rappresentazioni diverse delle onde. La prima è la cosiddetta rappresentazione spaziale. Fermo un attimo la simulazione. Ecco, questo non è più un filmato, ma questa è una fotografia dell'onda che ne rappresenta il profilo. Questa è una rappresentazione spaziale. Infatti, sull'asse delle X, ipotetico, noi abbiamo le distanze fra il capo sinistro della corda e tutti gli altri punti della corda. Questa fotografia ci permette di avere un'informazione importante. Ci permette cioè di sapere per ogni punto che si trovi sulla corda qual è la sua ordinata Y, cioè quanto vale il valore della grandezza che oscilla. Dunque è una rappresentazione di Y, la quota di ciascun punto, in funzione di X. Ad esempio, potrei dire che il punto che si trova a 0,6 cm ha una quota di circa 0,8, il punto che si trova a 1,6 cm si trova a quota 0, il punto che si trova a 2,4 cm si trova a una quota di circa 0,7-0,8 centimetri verso il basso della ordinata Y. Quindi una rappresentazione spaziale illustra in che posizione, qual è l'ordinata Y di ogni punto della corda interessata dall'onda. Quindi è una rappresentazione di Y in funzione di X. Riavviamo la simulazione. Noi però potremmo anche concentrare l'attenzione su un solo punto. Prendo un righello per concentrare meglio la nostra attenzione. Ad esempio, questo punto verde, a fianco del quale io ho messo un righello. Questo punto verde si muove, lo vedete, di moto armonico semplice verso l'alto e verso il basso. La sua quota cambia con il tempo e quindi noi potremmo anche ipotizzare di seguire un punto preciso nel corso del tempo. Questa è una rappresentazione temporale che ci fornisce la Y, la quota di questo punto, in ogni istante, quindi una rappresentazione di Y in funzione di T. Questo è possibile per questo punto, ma per qualsiasi altro punto che faccia parte del mezzo interessato dall'onda. Se noi volessimo quindi descrivere al meglio un'onda, dovremmo contemporaneamente darne la rappresentazione spaziale, cioè qual è il suo profilo nello spazio in ogni istante, e al tempo stesso la rappresentazione temporale, cioè qual è la posizione di ciascun punto nel tempo. Insomma, se fisso un istante, ottengo una fotografia, una rappresentazione spaziale. Se fisso un punto e seguo l'andamento nel tempo, ottengo una rappresentazione temporale. In internet ho trovato una bellissima simulazione che è stata costruita con il software Matematica da Luca Moroni e ve la voglio presentare perché secondo me è la miglior rappresentazione che finora ho trovato della doppia natura dell'onda e della complessità della funzione d'onda. Per poterla visualizzare occorre un visualizzatore di file CDF. Vediamo come è costruita questa simulazione.
Abbiamo qui una serie di controlli che ci permettono di cambiare il periodo e la lunghezza d'onda d'un'onda e quindi, diciamo, nell'insieme la velocità dell'onda. E poi possiamo generare vari tipi di onde su una corda, onde asimmetriche oppure onde armoniche. Cominceremo con le onde asimmetriche, che in questo caso sono più interessanti. Abbiamo la possibilità di andare a esaminare un punto preciso della corda cambiando la sua coordinata x. Io adesso metterò un valore di 12 e potremmo lavorare sul tempo, sullo scorrere del tempo che si ottiene con questa animazione che io adesso ho fatto partire. Allora, vediamo un momento quali sono i pannelli per cercare di capire bene di che cosa si tratta. Cominciamo con questo pannello che ha come titolo Moving Waves. È praticamente il filmato, cioè la rappresentazione come sarebbe ottenuta con una ripresa video della propagazione della corda, dell'onda sulla corda. Vedete l'asse delle Y che indica la quota raggiunta dai diversi punti. E poi abbiamo un asse delle X e al tempo stesso però il tempo che procede. Avrete notato che ogni tanto, ogni 7 secondi, c'è un flash, dovrebbe capitare fra poco, eccolo qua. Questo flash rappresenta un po' un momento in cui il video, cioè il fenomeno reale, viene fotografato e questa fotografia viene riprodotta nella posizione in basso a sinistra. Che cosa abbiamo? Abbiamo ad esempio qui che al 7° secondo questa era la rappresentazione spaziale dell'onda. Fermo un attimo perché possiamo capirlo bene. Questa rappresentazione è la rappresentazione di Y in funzione di X in un preciso istante. Quindi è la rappresentazione della quota Y di tutti i punti, di tutte le coordinate X, in quel preciso istante. È una rappresentazione spaziale. La distanza fra due creste rappresenta la distanza percorsa dall'onda in un periodo di oscillazione della sorgente e quindi è la lunghezza d'onda. La periodicità spaziale d'un'onda è la lunghezza d'onda. Rivediamo ancora una volta alcuni di questi flash. Adesso vediamo quando eccolo, al secondo 21 l'onda aveva questo aspetto, rappresentazione spaziale a quel preciso istante. Di nuovo al secondo 28 e così via. Questa è una rappresentazione spaziale. Adesso dedichiamoci alla rappresentazione temporale. Resettiamo tutto. La rappresentazione temporale prende in esame un preciso punto, in particolare il punto di coordinata X di ascissa 12, e rappresenta il suo movimento nel tempo. Difatti sugli assi qui abbiamo la quota, cioè la Y, e sull'asse delle X il tempo. Seguiamo il movimento del punto della corda di coordinata di ascissa 12 nel tempo e vediamolo costruirsi sulla destra, eccolo qua. Adesso il punto sta cominciando a salire, sale lentamente, raggiunge il picco del suo spostamento e poi rapidamente scende, pronto per ricevere la successiva onda e quindi ecco nuovamente il punto salire nel tempo, giungere al massimo e scendere rapidamente. Questa rappresentazione è una rappresentazione temporale. La distanza fra due picchi rappresenta l'intervallo di tempo di ripetizione del fenomeno, quindi il periodo dell'onda. Mi vorrei soffermare adesso un attimo sull'aspetto di questo grafico YT. Come si vede, l'aspetto del grafico è diverso, e normalmente è così, dal profilo dell'onda, perché rappresenta un'altra cosa, un'altra visione dell'onda. Per questo abbiamo usato un'onda asimmetrica, proprio per mettere in evidenza il fatto che
la rappresentazione temporale e la rappresentazione spaziale non devono necessariamente dar luogo a grafici che si assomigliano, anzi in questo caso sembrano riflessi uno rispetto all'altro. Ovviamente questo non succede se abbiamo a che fare con onde armoniche, che avendo un andamento sinusoidale, adesso lo riproveremo, determinano sia nella rappresentazione temporale un andamento di tipo sinusoidale, sia nella rappresentazione spaziale, quindi il profilo dell'onda è un profilo sinusoidale, il grafico quota-tempo, cioè la rappresentazione temporale, ha un aspetto di una sinusoide. Normalmente questo porta ad una confusione fra la lettura di T periodo e la lettura di lambda lunghezza d'onda, che sono veramente due periodicità diverse, l'una nel tempo e l'altra nella lunghezza d'onda. Questa bellissima simulazione può essere completata ancora con una vista 3D. Abbiamo detto che la funzione che descrive l'onda deve descrivere contemporaneamente, in ogni istante, tutti i punti, rappresentazione spaziale, e per ogni punto l'andamento in tutto il tempo. Questo vuol dire che la Y, la quota, dipende dal tempo e dipende dalla posizione. Dunque la funzione d'onda, cioè la funzione che descrive la propagazione di un'onda, è una funzione di due variabili, una y di x e di t, la cui miglior rappresentazione è appunto in uno spazio tridimensionale. Guardiamo ancora questa bella rappresentazione. La quota è ovviamente rappresentata dal, diciamo, il livello rispetto al piano di partenza, mentre sugli altri assi abbiamo la x e abbiamo il tempo. Se io mi metto in una visione soltanto yt, quella che ho è la rappresentazione temporale con la periodicità data dal periodo. Se mi metto in una rappresentazione yx, ho la rappresentazione spaziale, dove la periodicità è rappresentata dalla lunghezza d'onda. Ma la visione migliore è ovviamente quella dell'insieme, cioè della funzione di due variabili che dà y in ogni punto e in ogni istante. E questo, vedrete, è molto importante, perché quando nell'introduzione alla meccanica quantistica si parlerà delle funzioni d'onda, aver capito un po' meglio come una funzione d'onda classica funziona, scusate la ripetizione, è decisamente importante.